La foresta amazzonica, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto un progetto di economia comunitaria. Vabbè, ce n'è tanti. Sì, un progetto di economia comunitaria che è realizzato autonomamente da un imprenditore locale che ha unito le sue conoscenze ancestrali, che gli ha passato la nonna. Sì, un imprenditore che viene dal campo e poi ha studiato economia, ha messo insieme le sue conoscenze antiche, la conoscenza del territorio, la capacità di fare rete con le comunità locali, e ha creato un'impresa di turismo comunitario realmente dal basso. E quindi qua siamo in Amazzonia, che è un fiume amazzonico dentro la foresta amazzonica. All'interno di questo scenario improbabile abbiamo conosciuto questa persona che ha creato quello che lui chiama il fancy camping, che è un lugar, un posto dove fare campeggio attrezzato, che ha costruito sul terreno di un vicino di casa fondamentalmente. Quindi quello che fanno loro mettono le competenze turistiche, le competenze di marketing, la capacità di trovare ed acquistare l'equipaggiamento corretto, ad esempio le canoe con le quali siamo arrivati fino qua lungo fiume vengono dagli Stati Uniti, perché qua in Ecuador non si trovano queste canoe. E invece le persone locali gli danno assistenza logistica per la cucina, per il cacao, il platano, per tenere pulita la zona e per accompagnarlo nella visita nella selva. E cos'è che la differenza da altre attività? La differenza da altre attività è che le altre attività turistiche a Atena, come la maggior parte dell'Ecuador, sono delle attività che vengono realizzate top down, dall'alto, da aziende che sono straniere oppure che sono equatoriane, ma di Quito, e comunque che si rifanno dei modelli di tipo occidentale. Quindi sono delle attività predatorie in cui arrivano, a volte danno 4 soldi alle comunità locali, ma fondamentalmente non coinvolgono nel processo di crescita e di scambio culturale anche le comunità locali. E invece questa qui è un'attività che nasce al basso, che nasce da una persona che realmente è cresciuta qui, che è cresciuta nel campo. E in che modo le coinvolge? C'è una differenziazione di competenze, c'è quello che lui dice: è inutile che come azienda noi possediamo tutti gli asset. Ciascuno pone i propri asset e tutti insieme realizziamo un'impresa che è un'impresa compartita. Ad esempio la canoa è del vicino di casa, che è lo stesso proprietario del terreno, ma non perché non si possono comprare la canoa, ma semplicemente perché in questo modo tutto ciò che riguarda la gestione, la manutenzione, il rischio connesso all'utilizzo, all'acquisto della canoa è di un altro soggetto. Quindi il tour turistico è fatto da un mix che sono competenze di turismo, di marketing, che è il negozio in centro città, che è la capacità di contattare e contrattare con il cliente, e altre competenze che invece sono differenti, che sono la capacità di mantenere la canoa, di mantenere l'approdo pulito, di gestire, di mantenere, non so, togliere i parassiti dal tetto di paglia, cose di questo tipo. Così come hanno fatto un accordo con un trasportatore locale che mette la camionetta, ma non perché loro non possono comprarsi la camionetta, ma semplicemente perché così l'asset camionetta viene totalmente gestito da un'altra persona. E poi alla fine di quello che dell'importo che il turista dà viene compartito tra diversi soggetti che realizzano il tour. In più una parte va alle comunità locali che ospitano e che si rendono disponibili a farsi visitare dal turista, e alla fine di tutto quanto il progetto, a fine anno, il 10% dei guadagni che rimangono, tolte le spese, vanno reinvestiti in progetti comunitari. Non ti ricorda qualcosa? No, non mi ricordo assolutamente niente.
andiamo a vedere un po'. Qualcosa di familiare, perché abbiamo avuto più o meno anche noi delle idee simili e le stiamo applicando, ma semplicemente a qualche migliaia di chilometri di distanza stiamo applicando. Abbiamo trovato l'economia collaborativa nel cuore della foresta amazzonica. Qua è dove si mangia, non più di 8 persone però. Lui Daniel, l'imprenditore locale, le guida, e questo è il nostro ospite, proprietario del terreno. Come si chiama? Francisco. 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 Stanno cucinando la pasta. La pasta all'italiana? Una cucina della selva. Della selva. Questa è una capanna costruita con i metodi tradizionali, quindi è esattamente identica alle case locali, è costruita da persone locali. E dove dormiamo? Fancy camping, perché c'è anche la compost toilet. L'avrei tenuto come chicca per i nostri amici tedeschi, che amano le compost toilet. Ah, le sculpe. No, per fortuna. E questi sono i luoghi dove vengono poste le tende. Quindi la tenda viene messa e tolta ogni volta, però c'è una capanna che protegge dall'acqua e che è una struttura permanente. Queste capanne qua sono fatte tutte con materiali locali, quindi che vengono proprio da qui, e il tetto è fatto con delle foglie che vengono essiccate e che sono molto efficienti nel proteggere dall'acqua. Bene, in conclusione, dobbiamo concludere. In conclusione scrivo un'ulteriore dimostrazione che l'economia collaborativa, anzi l'economia comunitaria, qui economia di comunità, che è l'economia che è basata sullo sforzo condiviso di più soggetti, ciascuno dei quali porta un asset e mette e si prende dei rischi in maniera autonoma, è il modo in cui il mondo sta cambiando al basso dappertutto, anche nella foresta amazzonica.